Vangelo Daily, il podcast che ci accompagna ogni giorno con il Vangelo. Buon ascolto. Venerdì 4 febbraio, lettura del Vangelo secondo Marco, capitolo 6, versetti 14 e 29. In quel tempo, il re Erode sentì parlare di Gesù perché il suo nome era diventato famoso. Si diceva Giovanni il Battista è risorto dai morti, per questo ha il potere di fare prodigi. Altri invece dicevano è Elia, altri ancora è un profeta, come uno dei profeti. Ma Erode, al sentirne parlava, diceva «Quel Giovanni che ho fatto decapitare è risorto». Proprio Erode infatti aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Quando Erode per il suo compleanno fece un banchetto, entrò la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla «Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò». Ella uscì e disse alla madre «Che cosa devo chiedere?». Quella rispose «La testa di Giovanni il Battista». E subito chiese ciò che la madre le disse. Il re, fattosi triste, a motivo del giuramento, mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio. Il Vangelo di oggi descrive come Giovanni il Battista fu vittima della corruzione e della prepotenza del governo di Erode. Morì senza essere giudicato da un tribunale, nel corso di un banchetto con i grandi del regno. Il testo ci dà molte informazioni sulla vita di Gesù e sul modo come i potenti dell'epoca esercitavano il potere. Questo episodio acquista però anche un significato importante, è premonitore delle posizioni del martirio riservate a Gesù e ai suoi discepoli. Uno storiografo del tempo, Giuseppe Flavio, ci racconta che la morte di Giovanni fu una morte politica. Infatti disse nel suo testo «Penso che era meglio toglierlo di mezzo prima che sorgesse qualche complicazione per causa sua, anziché rischiare di non poter poi affrontare la situazione». E così, per questo sospetto di Erode, che Giovanni Battista fu fatto prigioniero e poi decapitato. La morte di Giovanni prelude la morte di Gesù e di quanti saranno inviati. Ciò può sembrare poco confortante, ma l'uomo deve comunque morire. La differenza della morte per cause naturali e il martirio sta nel fatto che la prima è la fine, il secondo è il fine della vita. Il martire infatti testimonia fin dentro ed oltre la morte, l'amore che sta a principio della vita. Ci sono dei potenti, ieri e oggi, che pensano di avere la storia fra le mani, che si illudono di contare, di pesare, di determinare il destino degli altri. E purtroppo a volte accade proprio così. La storia è piena di dittatori, di demagoghi, di violenti, che pensano di cambiare il corso degli eventi a partire dalle proprie intuizioni politiche e sociali. Il pavido Erode pensava di essersi sbarazzato del profeta, ma non basta aver ucciso Giovanni per non sentire la sua voce che risuona nei racconti dei suoi concittadini. Erode è confuso, non sa che pensare. Ma bene per noi, se la parola ci perseguita, se i profeti, anche quando li estromettiamo dalla nostra vita, continuano a scuotere le nostre coscienze assopite. Anche quando pensiamo di aver sepolto Dio, dopo averlo annientato, le sue parole risuonano dentro di noi. Non facciamo come Erode, mettiamoci in ascolto. Grazie per aver meditato insieme. Vangelo Daily è su tutte le piattaforme podcast e si mantiene grazie al vostro contributo. A lunedì!